Ciao a tutti, e adesso parliamo di Trump e Berlusconi. Dal primo momento in cui ho sentito parlare di Trump e ho avuto qualche notizia sul personaggio, mi è sembrato che un collegamento con Berlusconi fosse abbastanza evidente, nel senso che entrambi sono uomini d'affari che entrano in politica un po' dal nulla, che sanno parlare bene, convincere le masse e sono un po' buffoni, le sparano grosse, eccetera. Adesso, secondo me, invece, i due personaggi sono abbastanza diversi. Ho sentito, anzi, ho letto un articolo di Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano in cui diceva peste e corna di Trump e diceva che era peggio di Berlusconi. Ecco, io su questo non sono d'accordo. Premesso che non mi piace Trump e ritengo che gli uomini d'affari debbano stare molto distanti dalla politica. Secondo me ci sono un sacco di differenze tra Trump e Berlusconi e non sono a favore di Berlusconi. Perché innanzitutto Trump non mi risulta che abbia processi pendenti nei confronti suoi o delle sue aziende, non si sa bene come se la passino, però non risulta che siano sotto indagine. In secondo luogo, non ha un conflitto di interessi per quanto riguarda reti televisive. Tutta la stampa americana è assolutamente contraria a Trump, con pochissime eccezioni, tipo Fox News, che non è controllata da lui, comunque è semplicemente una rete tendenzialmente di destra e quindi a questa rete Trump piace. Ma tutti i più grossi sono assolutamente contrari a lui, quindi se facciamo un paragone con un parallelo con l'Italia, come era l'Italia ai tempi di Berlusconi, beh, è totalmente diversa. Berlusconi aveva già le sue reti televisive, la sua casa editrice e poi tutti i mezzi di informazione statali erano così politicizzati che seguivano il capo di Stato. Così non è per Trump, la CNN, il Washington Post, New York Times, sono tutti che ogni giorno lo criticano. E poi l'altra cosa da dire riguarda le promesse elettorali. Adesso, che il programma di Trump possa non piacere, sono perfettamente d'accordo con ogni critica. Sembra che lo stia mantenendo. Non so, qui bisogna andare un po' cauti perché secondo me comunque il personaggio, non so, è un'impressione, secondo me è un buffone, quindi io ero convinto e sono ancora abbastanza convinto che il muro con il Messico non lo farà, non lo completerà. C'è già, a dire la verità, per buona parte del confine un muro con il Messico, però non so, secondo me lui poserà la prima pietra con grande proclami, con tutta la stampa a seguito e dopo cercherà di far dimenticare la questione. E dopo sì. Ha preso alcune iniziative che sono comunque in linea col suo programma, che insomma a noi mari possono non piacere, però. E se facciamo il confronto con Berlusconi, io adesso non ricordo che trasmissione fosse, però c'erano gli intervistatori che andavano in giro per le strade a chiedere alle persone, anche tra queste c'erano tanti che avevano votato Berlusconi, e specialmente quelli che o avevano votato Berlusconi o che comunque lo supportavano, veniva chiesto: ma ci dice una buona legge che ha fatto Berlusconi? E nessuno sapeva rispondere. Quindi se neanche i suoi elettori o comunque i suoi estimatori sapevano rispondere, sì, sappiamo che non ha fatto molto di buono, si è sempre occupato dei suoi affari, di fare leggi per depenalizzare reati che potrebbe aver commesso lui o amici suoi, ha paralizzato l'Italia per 20 anni. Cosa farà Trump? Ancora è presto per dirlo.
Devo dire che le prime mosse, pur non piacendomi, pur ritenendole sì, contrarie, diciamo, a quello che farei io, sono tutto sommato in linea col suo programma elettorale, con la sua visione del mondo. Può essere che siano mosse propagandistiche, può essere che questo sia solo l'inizio, voglia, e dopo tutto si calmi, dopo si trasformi in un'altra persona, come fanno generalmente i politici una volta eletti. Io avevo grandissime speranze in Obama, poi è cambiato totalmente. Vi ricordate, ha ricevuto il premio Nobel per la pace, dopo non ha mai smesso di bombardare in giro per il mondo. E Trump ha parlato, ha fatto anche discorso, insomma, di distensione con la Russia, con la Cina no, a dire il vero, la Cina è tutto il contrario, però comunque, insomma, sembra una persona che vuole dialogare. Cosa dire? Niente. Ritornando al nostro paragone, ecco, secondo me non è, già dai primi passi si differenzia molto da Berlusconi. E tra i due, devo dire, se fossi un elettore americano che ha votato Trump rispetto a un elettore italiano che ha votato Berlusconi, beh, vorrei essere l'americano, ecco, almeno in linea con quello che l'ho votato per fare. Va bene, vi saluto, ma riparleremo di queste cose anche in futuro per vedere quando ci sono novità, speriamo siano buone. Adesso ci siamo un po' preoccupati, ma secondo me non è così nera come la dipingono. Anzi, l'ultima cosa che dico, mi è venuta in mente adesso, quando tutta la stampa si scaglia contro una persona o contro un partito politico, ecco, l'esperienza mi insegna che non è così bianco e nero come vogliono farcela credere. Quando tutti si scagliano contro uno, è proprio in quei momenti che dovremmo stare più attenti e cercare di vedere, di informarsi su quello che dice l'altra sponda, perché può esserci un'altra faccia della medaglia che vogliono a tutti i costi che noi o non conosciamo, che comunque non valutiamo correttamente e che magari invece è bene sapere. Vi saluto, ciao ciao.